Vi siete mai chiesti come siano nati alcuni animali, tipo i camaleonti? Nel mondo animale le nascite sono incredibili e spettacolari, perché sono varie e di tanti tipi. Andiamo a vedere alcune delle nascite di animali più strane mai viste. Prima di cominciare ricordatevi di iscrivervi e attivare il campanellino delle notifiche per sapere quando arriverà un video. Partiamo! Camaleonti. Sono dei rettili davvero unici. Possono allungare la loro lingua più del doppio della lunghezza del corpo. Possono ruotare gli occhi in modo indipendente l'uno dall'altro, eppure guardarsi indietro senza girarsi. Ma la cosa più spettacolare è che possono assumere il colore dell'area circostante per mimetizzarsi. I piccoli di camaleonte nascono da delle uova molto soffici, che vengono tenute per sicurezza sottoterra per circa 6 mesi, finché non arriva il momento di farle schiudere. Già dalla nascita sono indipendenti e i genitori si separano subito dopo la stagione dell'accoppiamento. Cavallucci marini. Se pensate che fare il padre di 2 o 3 bambini o anche 4 sia dura, allora aspettate di vedere i padri di cavallucci marini o ippocampi. La femmina depone le uova in una speciale sacca nella pancia del maschio. Alla schiusa, il maschio espelle i giovani nati con delle contrazioni addominali simili al parto femminile, evento piuttosto insolito in natura, chiamato gravidanza maschile. E sapete la cosa più assurda? Tenetevi forti, padri. Può far nascere 2000 cuccioli da lì. Capite cosa vuol dire essere il padre di 2000 bambini? Beh, loro sì. Ma non tutti e 2000 sopravvivono i primi mesi di nascita. Sembra che soltanto 5 o 6 arrivino all'età adulta. Lumache. Per molti animali viscidi e lenti, per altri cibo buonissimo, ma per me sono animaletti incredibili, non invecchiano mai a livello cellulare. Per questo i cosmetici a base di bava di lumaca donano una pelle giovane e morbida. Per di più loro non sono razziste, perché sono sia maschi che femmine. Non hanno un sesso preciso. Il modo in cui nascono non è così spettacolare, ma la cosa che più lascia di stucco è che possono rimanere dentro le uova anche per anni. Infatti devono depositarli in luoghi molto ma molto umidi, altrimenti la nascita è impossibile. Api. Anche qui abbiamo un mostro di fecondazione. L'ape regina è colei che si occupa di ogni parte della riproduzione e sappiate che se muore lei muoiono tutti gli altri. Deposita delle uova dentro alcune celle fatte apposta. Nei giorni buoni può arrivare a deporne quasi 2000 anche lei, ma la cosa più incredibile è che solo dopo 2 giorni nascono le piccole api che in soli 20 giorni circa diventano adulte e cominciano a lavorare, insomma il contrario dell'essere umano medio. Rospo del Suriname. Se non siete amanti dei rospi o delle rane, vi consiglio di saltare questa parte. Questo animale può arrivare a raggiungere i 20 cm di lunghezza ed è caratterizzato dal corpo schiacciato, quasi come se fosse un frisbee. Il modo in cui nascono i cuccioli è alquanto strano. Dopo l'accoppiamento, il maschio e la femmina spingono le uova in mezzo a loro tra la pancia e il dorso della femmina, per infossarsi poi nella pelle di quest'ultima, che si gonfia e avvolge ogni uovo in una tasca individuale. Dopodiché trasporta sul dorso le uova per 3 mesi e infine escono tutti e 100 i cuccioli. Panda. Il panda normale che vediamo negli zoo o in TV pesa circa 160 kg nell'età adulta. I suoi cuccioli sono così piccoli che si possono prendere con una mano e pesano dai 90 ai 130 grammi. La madre si occupa di loro per circa 1 anno e mezzo, tempo in cui preferiscono giocare e divertirsi piuttosto che, come per altri animali, imparare a sopravvivere. Nel mondo ce ne sono davvero pochi. Una cosa interessante è che se una madre fa nascere 2 cuccioli, soltanto quello ritenuto più forte viene tenuto. L'altro è completamente abbandonato a se stesso e spesso muore nella natura i primi giorni. Negli zoo ovviamente non accade così e quelli che si occupano di prendersi cura dei panda cercano di alternare ogni giorno il cucciolo, cercando di ingannare così la madre. Non sempre funziona, ma quando succede entrambi i figli riescono a sopravvivere. Nel mondo ce ne sono davvero pochi, circa 2000. Il panda gigante, cioè una delle sottospecie più rare, si trova soltanto in Cina. Tutto questo è dovuto al disboscamento e alla vendita della sua pelle, ma anche perché a questi animali non piace moltissimo riprodursi. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di attivare il campanellino delle notifiche per sapere quando pubblicheremo un video e iscrivervi se non lo avete ancora fatto. Alla prossima, gente!